Della Fiera di Roma e sono in compagnia di Riccardo e Daniele, che sono due stuntman. Naturalmente non vi dico io che cosa significa stuntman, perché ho un'idea mia tutta particolare, preferisco che lo dicano loro, perché loro sono dei professionisti nel campo. Ciao Riccardo e benvenuto su HTO. Ciao a tutti. Allora Riccardo, cosa significa stuntman? È colui effettivamente che rischia la vita al posto di chi poi alla fine ci mette solo la faccia? Sì, sui set cinematografici soprattutto. Però fare lo stuntman non è solo il particolare di fare la controfigura, uno può fare lo stuntman ed essere specializzato con le auto, con le macchine, nelle arti marziali, nelle lotte corpo a corpo, cioè alla fine delle cadute da abbastanza da 30 metri, 25, da svariate altezze e niente. Tu in che cosa sei specializzato? Io sono specializzato sia in auto, che è da poco che mi sono specializzato, ma soprattutto con le moto. Io sono un motociclista. Daniele, invece tu in che cosa sei specializzato? Beh, io sono nuovo, io ho frequentato la scuola dei stuntman che loro hanno vicino al Palaghiaccio di Marino. E sto imparando, è una grande passione, è molto bello collaborare con loro. Insegnano anche a guidare la macchina in maniera che anche per strada a volte bisogna utilizzare magari alcune tecniche per evitare incidenti. Riccardo, vuoi parlarci un pochino di questa scuola? Dove si trova? Naturalmente quindi abbiamo capito che per diventare uno stuntman non è un lavoro così improvvisato, non lo si diventa dall'oggi al domani, bisogna anche in questa cosa studiare, forse ancora di più. Sicuramente sì, infatti c'è un lavoro che uno intraprende con una passione molto molto forte, perché è un lavoro dove ci devi dare l'anima, deve essere tutto preciso quello che fai, non è che può essere una cosa piantata in aria. Comunque io personalmente lavoro per il Folco Team, noi siamo il Folco Team e abbiamo la scuola di stuntman a Marino, a vicino Roma, e noi insegniamo guida acrobatica, facciamo anche dei corsi di guida sicura, diciamo, capito? C'è nel senso delle cinture, c'è a fare testa coda, un po' a regolarsi e non esagerare con il piede, diciamo. E niente, abbiamo avuto tanti allievi, sono rimasti molto contenti e soprattutto c'è stato qualcuno che adesso sta lavorando, cioè è riuscito a entrare nel lavoro, magari piano piano, però è un meccanismo molto ristretto, diciamo. Come si fa ad iscriversi alla scuola? Allora, per iscriversi alla scuola basta andare sul nostro sito www.stuntmanschool.it. E ci sono le info dove ci sono gli email, i numeri di telefono, eccetera eccetera. C'è descritto tutto quello che facciamo, non vi preoccupate. Daniele, bisogna essere un po' folli, immagino, per fare un lavoro del genere. Che cosa ti ha portato a scegliere di diventare uno stuntman? Sicuramente la grande passione per le automobili e l'opportunità appunto di non farlo per strada. Diventerebbe troppo pericoloso, insieme a loro, con delle norme di sicurezza e il loro aiuto, ci divertiamo senza incorrere in grossi incidenti o danni particolari.
sia alle vetture che a noi stessi. È un lavoro sicuro? Sì, io finora ho avuto anche piccoli incidenti, ma tutto in sicurezza, perché è chiaro che devi imparare, quindi può succedere. Però con loro siamo stati sempre tranquilli. Domanda un po' più sul personale, sei fidanzato, sposato? Sì, come no. Due bambini che anche loro non vedono l'ora di salire in macchina. Quindi naturalmente tua moglie ti appoggia insomma in questo tipo di lavoro? Sì, nel mio caso sì. Sono contento e a volte è venuta anche in macchina con me. Invece a te Riccardo la stessa identica cosa, appunto è un lavoro un po' da folle insomma, bisogna un po', diciamo tra virgolette rischioso, ecco, mettiamola così. Che cosa ti ha portato a scegliere di fare questo mestiere? Vabbè, io quando avevo 11 anni ho iniziato a fare motocross, quindi bene o male avevo già la passione per le moto, quindi ero già un mezzo pazzo, diciamo. Poi ho avuto l'opportunità di iniziare a Mirabilandia con scuola di polizia, appena compiuto 18 anni, dove ho conosciuto il team Folco e mi sono innamorato ed eccomi qua. Dove ti abbiamo visto? Insomma, appunto, essendo così uno stuntman, quindi sicuramente avrai lavorato in televisione. Che cosa hai fatto? Abbiamo fatto svariati film, dalle fiction, Distretto di Polizia, RIS, Intelligent di Raul Bova. Abbiamo fatto anche Quantum of Solace, 007. E abbiamo fatto anche dei programmi tipo Ciao Darwin, Il Treno dei Desideri, eccetera eccetera. Ci stanno togliendo la macchina da sotto. Per farci sentire il rombo del motore, dai, diciamo così. Così almeno c'è un rumore di sottofondo, dai. Chiedo anche a te la stessa cosa, una domanda un po' personale. Sei fidanzato o sposato? Sì, sono fidanzato, felicemente. La tua ragazza cosa ne pensa del tuo lavoro? Lo appoggia, lo approva? Sì, lo appoggia. Vabbè, lei fa la ballerina. Dovrei essere più geloso io, no? Benissimo. Daniele, in quale macchina ti abbiamo visto prima esibirti? Ma io sto imparando, quindi mi avete visto nel BMW verde, che ha i suoi difetti proprio per cui abbiamo fatto qualche piccolo incidente, e su quella nera all'inizio dello spettacolo qualche piccolo testa coda, giusto per aprire lo spettacolo e far vedere alla gente che stavamo cominciando. Di nascosto faccio altre cose, devo finire di imparare. Riccardo, invece a te su quale macchina ti abbiamo visto? A me mi avete visto su questa qua, che è la macchina che usiamo per fare le due ruote, e poi su un'altra macchina di colore rosso dove facciamo dei testa coda, delle varie esibizioni senza andare su due ruote. E in che cosa ti sei esibito? Adesso proprio ce la stanno togliendo la macchina. Ok, la macchina, sì. Ci spostiamo subito, prego, prego. Ci togliamo. Ci preparano tutto. Sì, abbiamo notato che... Siamo multietnici. Allora, dicevamo, in che cosa ti sei esibito? Allora, io sono andato su due ruote, ho fatto dei vari passaggi in sincronismo con i miei colleghi, con le due ruote e anche con le quattro, con quella macchina lì. Abbiamo fatto dei testa coda sincronizzati, dei parcheggi a catena, dei parcheggi a incastro e basta. Dove vi vedremo prossimamente? Guardi, ieri sera eravamo su Canale 5 al Grande Camorristi. Quindi penso che ci rivedrete di nuovo con Squadra Antimafia, che uscirà prossimamente. E poi non lo so cosa salterà fuori nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, non ho idea. Abbiamo dei referenti, io su questo non sono preparato, mi dispiace. Un consiglio magari ai nostri telespettatori che volessero intraprendere questa attività, questo mestiere? E consigli c'è da darne pochi, perché quando uno è appassionato è come uno quando gioca a calcio, cioè a me pure piace giocare a calcio, però non sono portato, quindi penso che uno si renda conto da solo se è portato, se non è portato, se uno è a rischio. Ci sono delle varie aspettative, diciamo, in base a uno come si sa comportare. Daniele? Sì, specialmente per i ragazzi che ci vedono. Ci vuole tempo, non è solo il fatto di avere la macchina che fa fumo le ruote, ma è una tecnica e l'attenzione appunto per non fare incidenti. È un mestiere, ecco, a volte pericoloso e va affrontato con calma, perché ecco, vediamo che da fuori tanti invece è più difficile di quanto sembra da fuori. Quindi magari il consiglio che possiamo dare comunque ai nostri telespettatori, anche soprattutto magari ai più giovani, è che queste cose bisogna farle comunque in sicurezza e non certamente su strada. Assolutissimamente, e soprattutto con tutte le norme di sicurezza, dal casco, dalla cintura, eccetera, eccetera, ragazzi.
facciamo questo lavoro e quando finiamo non abbiamo nessuna voglia di correre per strada, di fare cose proprio perché ci sfoghiamo in pista e quindi anzi ci aiuta a andare per strada con molta più calma. Grazie, grazie mille. We'll be right back.
adesso in una delle macchine adibite per fare queste prove, insomma, un po' spericolate, speriamo che mi vada bene. Sono in compagnia di Patrick Folco, ciao. Salve, buonasera a tutti, buonasera. Adesso ci penso io a fargli provare una bella emozione alla vostra reporter. Infatti anche tu sei uno stuntman, che cosa ci farai vedere, che cosa io proverò? Ti farò provare un passaggio su due ruote, quindi loro vedranno un passaggio su due ruote e te capirai l'emozione che si prova ad andare su due ruote con un'autovettura. Va benissimo, sono pronta. Andiamo. Andiamo. 2, 1. Va benissimo. 3, 2, 1. Andiamo. Aiuto, che paura. Va benissimo. Accidenti. Emozionantissimo. Wow. Sottocamera? Cosa facciamo ora? Non lo so, vediamo se ci viene un bel test di coda. Ci è venuto benissimo. A mestiere. Grazie mille, Patrick. Grazie a voi, arrivederci. Alla prossima.